Salve a tutti e bentrovati, ci stiamo avvicinando alla prima domenica di Quaresima. Abbiamo appena passato il mercoledì delle ceneri, dove abbiamo visto che ci dobbiamo preparare alla Pasqua, che lo stesso Gesù si è preparato alla sua missione. Ma come ci dobbiamo preparare alla Pasqua? Il Vangelo ci racconta che Gesù ha pregato e digiunato per 40 giorni. Ma da che cosa ci sta chiedendo di digiunare il Signore? Nel Vangelo di domenica abbiamo Vitz, il tentatore, che fa tre proposte a Gesù. Il demonio gli chiede: perché, visto che hai fame, non trasformi queste pietre in pane e non mangi? È il peccato della superbia, far vedere che io posso, io ho potere. E questo potere lo uso per me stesso, in modo egoistico, non come dono agli altri. Gesù non è venuto per far vedere chi è venuto per salvarci. E allora ribalta al demonio la sua tentazione e gli dice: sta scritto, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Noi siamo dipendenti da Dio, anche quando vogliamo sembrare forti e potenti. Noi siamo sempre dipendenti. La seconda tentazione è sulla vanità. Se sei il figlio di Dio, gettati e verranno gli angeli a salvarti. La vanità è un nostro punto debole, è sempre un tallone d'Achille. Quando non siamo contenti che gli altri ci guardino, ci ammirino, eppure Gesù ci dimostra che non è la strada giusta. E dice al demonio: non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Lui poteva, sapeva che l'avrebbero soccorso gli angeli, ma non ha voluto tentare il Signore. E la terza tentazione è sulla cupidigia, la voglia di avere sempre di più, che è anche un nostro difetto, se ci fate caso. Più abbiamo e più vogliamo. Il demonio lo guarda e gli dice: guarda tutti questi regni della terra, tutto sarà tuo se prostrandoti mi adorerai. Tante volte noi ci lasciamo prendere da tanti idoli, che possono essere anche cose bellissime, il lavoro, la carriera, il successo, e magari rischiamo di vendere un po' la nostra vita a questi idoli. Il Signore oggi ti dice: prenditi un impegno con me. Da che cosa vuoi digiunare? Dalla superbia, dalla vanità, dalla cupidigia? Io ho vinto queste tentazioni per te, tu ora vincile per me.